Beh, per fortuna i fascisti prima o poi vengono fuori, non riescono a reprimere il loro essere fascisti, prima o poi hanno bisogno di esprimerlo, o con le mani tese o con le altre, le solite giullarate che sono, che fanno parte del loro corredo espressivo, compreso anche le parole. E gli è andata bene perché potevano dire anche di peggio, di fatto lo dicono di peggio, ma questo, quello che hanno detto è una cosa gravissima, che evidenzia la loro, veramente la loro malafede. La loro malafede, loro non sono cattolici, non lo era neanche Mussolini che fece il concordato, ma lo fece perché, strumentalmente, perché aveva capito che se voleva avere il consenso o mantenere il consenso dell'area cattolica doveva accordarsi con il potere della Chiesa, e la Chiesa ben volentieri, come oggi del resto, come sempre, ben volentieri si accodò al potere. No, quindi loro con la religione non c'entrano niente, la loro ideologia non ha niente di religioso. La loro è un'ideologia molto semplice. No, si basa sul principio che il più forte ha il diritto-dovere di comandare. Quindi è l'eletto, ma non nel senso dell'elezione democratica, nel senso di quello biologicamente predestinato. Qui sono abbastanza simili ai nazisti. Per cui tutti gli altri che non hanno questo imprinting biologico sono inferiori. E non si può tollerare che un inferiore si permetta di attaccare il superiore. E così le donne che contestano Fiore, il grande leader, l'erede di Mussolini, così loro lo intendono, la persona che, perché loro hanno questa cultura del leaderismo, quindi mettere in discussione, criticare il leader, la linea, eccetera, e soprattutto delle donne che si permettono nei confronti di maschi penetratori, perché il maschio è maschio per i fascisti, è virile, loro amano il maschio e questo amore per il maschio li rende degli omosessuali latenti, questo amore per la virilità, li rende degli omosessuali latenti. E quindi era normale che prima o poi questa esuberanza misogina venisse fuori. Era normale.